Io sono psicopedagogista, sono direttore di un centro studi Nutrition di Verona, in cui lavoro in equipe di psicologi, psicoterapeuti di varie figure. Noi lavoriamo sostanzialmente in un ambito formativo, consulenziale, test orientamento, poi vari corsi per le aziende, comunicazione, autostima, tutte queste cose. Ma siccome avete già la cartellina che vi è stata consegnata, evito di dilungarmi su questo, anche perché poi oggi abbiamo uno strumento eccezionale che sono questi, per cui per chi è interessato basta che andate su internet e trovate tutte le nostre attività. Voglio solo tra queste sottolinearne un altro che ci tengo molto, che è la nostra radio. Noi abbiamo creato da anni una web radio, che è Radio Evolution, che trasmette interamente sempre durante il giorno programmi dedicati alla formazione sia della persona, ma le coppie, gli adolescenti, i bambini, l'ansia, cioè tutte le tematiche legate allo sviluppo personale. Di questa radio, tra virgolette, avete anche, se volete, una app che potete tranquillamente scaricarvi su iOS Android, quindi tutto a livello gratuito. Detto ciò, parlare dei nostri adolescenti è davvero una bellissima sfida. E io vorrei subito dirvi che la prima cosa che dobbiamo dirci come genitori e come insegnanti, immagino ci sarà qualche insegnante o qualche educatore, è che gli adolescenti in realtà non sono dei problemi. Cioè, io spesso, quando vengono a parlarmi i genitori, mi rendo conto che il problema del figlio o della figlia, che sia scolastico, che sia comportamentale, che sia di qualsiasi altro genere, giustamente crea una bella scossa di emozioni forti e che si viene sempre un po' una visione tendenzialmente più sul negativo che sul positivo. Allora vorrei dirlo, perché mi sembra bella avere già questa prospettiva, che i nostri adolescenti non sono dei problemi, ma i nostri adolescenti sono delle domande. Provate a leggerli così e troverete tutta un'altra prospettiva, perché da che mondo è mondo l'essere umano porta dentro di sé delle domande. Da quando noi nasciamo portiamo dentro delle domande, e sono quelle domande insite a livello ontologico nella creatura umana. Queste domande hanno due possibilità: o trovano una risposta, conseguentemente troviamo un senso di equilibrio, di autogratificazione, di soddisfazione. Se non trovano una risposta, nasce l'inquietudine, che direi essere la condizione principale degli adolescenti, perché in realtà gli adolescenti sono delle persone fondamentalmente inquiete, e io questa sera vi darò una lettura di quali sono le principali fonti della loro inquietudine. Detto questo, ricordiamoci che dove c'è un problema c'è sempre una soluzione, e che l'unico problema che non ha una soluzione è la morte. Per cui in realtà tutto ciò che escludiamo da questa categoria è risolvibile. Ma aveva ragione il nostro grande Albert Einstein, tutti voi sapete chi è Einstein, verso cui io ho sempre provato, tra virgolette, confesso umanamente, un po' di invidia, perché dovete sapere che Einstein, quando usciva di casa per andare a lavorare, tutte le donne che incontrava esclamavano: che fisico! Una capisce domani, poi intanto ve l'ho buttata lì. Adesso era molto invidiato dalle donne, ammirato dalle donne, no? Il nostro Einstein diceva: non si può risolvere un problema con la stessa mente che lo ha generato. Ecco, forse qui abbiamo una buona chiave di lettura. Io cercherò questa sera di farvi vedere il pianeta degli adolescenti da altre prospettive, partendo dalle prime semplici considerazioni. In realtà noi abbiamo tre adolescenze, noi abbiamo una soltanto, noi categorizziamo in maniera generica. La prima è quella che va tra gli 11 e 14 anni ed è il periodo puberale. Vorrei dirvi che tra le tre fasi, questa per certi versi è la più delicata di tutte, perché qui abbiamo la grande trasformazione, e quando c'è un cambiamento così forte c'è un senso di destabilizzazione generale. Che cos'è l'adolescenza fondamentalmente? L'adolescenza è una serie di continui sciami sismici, e ci sono scosse di vario livello. Ovviamente, quando la scossa è forte, chi è il primo che trema? Quelli che sono più vicini all'epicentro. E chi sono le persone più vicine all'epicentro?
I genitori. Ma subito dopo che arriva però? La scuola. Arrivano i compagni, le amicizie, gli insegnanti. Per cui i nostri ragazzi in questa prima fase hanno quelle prime scosse che neanche loro capiscono esattamente che cosa sta succedendo. È delicata la fase dai 11 ai 14, perché è una fase in cui c'è la dissolvenza del bambino che lascia il posto all'immagine dell'uomo e della donna. Poi abbiamo la fase cosiddetta acuta. La fase acuta è quella che va dai 14 ai 16. C'è qualcuno che ha figli e figlie in questa fase, 14-16 per caso? Quando è contratto le fasi. Tutte le fasi. Cioè, una famiglia viva questa, molto viva. Allora, cosa vuol dire? Qui perché? Perché in effetti le indagini ci dicono che esattamente nei 14-16 anni che abbiamo uno, il maggior numero di ragazzi o ragazze che ripetono un anno a scuola, e dai 14 ai 16. L'insorgenza dei disturbi alimentari dai 14 ai 16. L'avvicinamento al problema della droga dai 14 ai 16. I problemi del bullismo dai 14 ai 16. Vedo gli occhi pieni di speranza di quelli che hanno fini a 13 anni. Quelli che hanno superato i 16. Era meglio che non venia a sapere da dove. Cioè, è un po', no, questa età, giustamente, perché questa è l'età dell'identità. E l'identità è la grande parola della vita. Più una persona trova la sua identità, più troverà la sua autorealizzazione. L'identità non è facile, è il famoso chi sono io, che cosa farò da grande. Ricordiamoci che in terza media ai nostri figli e alle nostre figlie domandiamo, non noi come genitori, come società, la prima vera scelta. Quale? Scuola. Ora, io che faccio un test di orientamento ad analista, vi dico che il 70% che arrivano alla domanda cosa vuoi fare dopo la terza media, la risposta è boom. A seguire, basta che non ci sia matematica. Inglese, storia, latino, greco, eccetera, eccetera. Qualcuno invece, sono qui le ragazze, hanno più una scelta affettiva, e tu cosa vuoi fare per darsi meglio? Io vado dove va la Francia. Dici che le ragazze hanno il legame che la Francia può fare qualsiasi cosa, dove c'è poco da studiare. Cosa vuol dire questo? Che ci troviamo in quella fase dove scegliere è in realtà scegliere un futuro, perché scegliere un indirizzo che poi non è una cosa definitiva. In realtà io ricordo benissimo quando mio padre è venuto in camera, gli stavo suonando la chitarra, e mi ricordo che mio padre non veniva mai in camera, se veniva vuol dire che c'era qualcosa di importante. Quella volta è arrivato e mi dice, io lì stavo suonando, e mi fa: dove ti scrivo l'anno prossimo? Allora io mi ricordo benissimo che guardai negli occhi mio padre e diedi una di quelle risposte talmente decise che tremarono i vetri, e gli risposi boom. E allora mio padre disse: va bene, ti scrivo il liceo scientifico. Fu una delle mie scelte più rapide nella vita, in 5 secondi, e mi ritrovai in un certo liceo scientifico, e ritrovai a Fra Castoro, liceo scientifico Fra Castoro, Girolamo Fra Castoro, che nella mia somma ignoranza ho pensato un po', credevo che fosse stato dedicato a un frate che si chiamava Castoro. Ma voi non sapete che non era un frate, ma c'è qualcuno ancora che mi dico che era un frate, no? E in realtà no. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che questa scelta è una scelta che ovviamente determina molto, ma tu scegli sulla base di che cosa? Di pochissimi elementi, perché cosa conosci di te a 13 anni? Cosa conosci di te a 14 anni? Chi di noi a 14 anni ha coscienza di un talento? Faccio un esempio forte, di un interesse forte. Sì, qualcosa c'è, qualcuno di più, qualcuno di meno. Ci sono persone che a 14 anni però sanno già scegliere in maniera molto decisa, sono pochissimi. Mi ricordo una volta, mentre facevo un corso sul metodo di studio, ero a Lavinia Mondin, e mi ricordo che
Spider Gran e gli disse: io farò il prete e tu verrai a confessarti da me. Lui è diventato prete, ma io non sono ancora. Come me l'ha detto però, cioè la consapevolezza che aveva evidentemente in lui, la vocazione era molto chiara. Poi abbiamo la terza età della vita, adolescenziale, quella che inizia a 16, ma come vedete? Non abbiamo più un termine di riferimento. Una volta l'adolescenza terminava a 20 anni. Da 20 anni veniva chiusa la fase adolescenziale, ma con 20 anni una persona era, diciamo, adulta, in grado di scegliere il lavoro, la professione. A 20 anni poi i cosiddetti cambiamenti della società, la sociologia ci insegna che in questi 50 anni sono cambiate molte cose in realtà in Italia, e l'adolescenza è diventata lunga. Si parla della post-adolescenza, di quella che viene chiamata la fase post-adolescenziale, che è stata portata prima a 26, poi a 30. C'è un comitato che spinge per i 40 e c'è uno che l'ha portata a 80. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un po' stravolto quello che era il concetto di dare un termine, perché in effetti abbiamo tante persone che all'età di circa 30 o anche 35 anni si pongono, e non sto scherzando, la domanda: che cosa farò da grande? Guarda che non sto scherzando, io ho persone che vengono da me a 30, 35 anni, sui 40 anni, e mi dicono: io vengo da lei perché vorrei sapere cosa fare da grande. Il mio dilemma è: glielo dico o non glielo dico? Che è già grandicello. D'altronde questa è quell'indeterminatezza esistenziale da cui l'essere umano prima o poi deve uscire. Perché in fine conti la differenza che c'è tra noi e gli animali è molto semplice. Gli animali hanno un grande vantaggio, se vogliamo dirlo: non devono scegliere. Provate a pensare, cioè la differenza tra noi e il mondo animale: l'animale non sceglie nulla, l'animale è programmato geneticamente. Un leone adulto non dovrà scegliere se rimanere carnivoro o diventare vegano. Noi invece siamo chiamati alla scelta. Perché? Semplice. Perché noi nasciamo nell'indeterminatezza esistenziale, e per cui di noi nessuno può dire che cosa succederà da grande. La libertà è da una parte la grande bellezza della vita, ma è anche la grande trappola. Come diceva un filosofo, Jean Maritain, bisogna sentite la finezza del pensiero, i filosofi d'altronde hanno dei pensieri molto fini, e diceva: bisogna liberare la libertà dei giovani da tutti quei falsi condizionamenti che potrebbero far sì che con quella libertà diventeranno schiavi della propria vita. Ed è vero, l'essere umano è l'unico che può con la sua libertà diventare schiavo della droga, di un'ossessione, del lavoro, del narcisismo, di qualsiasi altro aspetto, di una relazione. Per cui il concetto dell'adolescente è dargli quella famosa libertà responsabile. E qui cito un grande personaggio, se non lo conoscete vi consiglio di conoscerlo, perché c'è molto da imparare da questi giganti. Si chiamava Viktor Frankl, che ha scritto un libro meraviglioso. Io questo libro lo darei da leggere proprio in tutte le scuole. Si chiama questo libro, fidatevi di me, perché questa è davvero una di quelle letture che tipificano, e può leggerlo anche una ragazza per 10 anni, 14, tranquillamente. Il titolo è Uno psicologo nei lager, edizioni Ares. Viktor Frankl, Uno psicologo nei lager, edizioni Ares. Questo è un libro fantastico, perché lui era uno psichiatra, medico psichiatra, che è stato a 33 anni preso e messo nel campo di concentramento di Auschwitz. Lui con la moglie, con il padre, con la madre, col fratello, con la sorella. Dopo 5 anni è uscito lui e la sorella. Lui ha scritto un libro. Questo non è un libro semplicemente biografico, attenzione. Questo è un libro che ci insegna una delle cose che forse noi abbiamo un po'
imparato a fare, cioè a insegnare che nella vita dobbiamo affrontare la sofferenza. Perché noi vogliamo che i nostri figli siano felici, ma i nostri figli, per quanto noi vogliamo che diventano delle persone felici, incontreranno la delusione, incontreranno l'inganno, incontreranno il tradimento, incontreranno la menzogna, incontreranno la calunnia, incontreranno l'invidia, incontreranno, cioè, tutti quegli aspetti che fanno parte del viaggio della vita. E noi non possiamo evitare. Vedete, io vi racconto una cosa autobiografica a proposito di mio padre. Una volta, ed ero bambino, mio padre mi disse, eravamo solo io in cucina, e mi disse: Pietro, sali sul tavolo e facciamo un gioco. Io salgo sul tavolo, dice: adesso il papà conta fino a tre, tu fai un salto e il papà ti prende al volo. Mio padre conta, uno, due, tre, io salto e lui si sposta. Insomma. Adesso capite perché faccio sto lavoro. Penso che la più possiate avere un po' di comprensione, passione, spero, insomma, almeno, no? Perché so che la scena può essere divertente, ma cadere sul pavimento della cucina non è stato divertentissimo. Io mi ricordo ancora che lo stupore era superiore al dolore fisico. Perché vorrei ricordarvi che per un bambino o per una bambina i genitori sono gli archetipi fondamentali della loro esistenza. Cioè il genitore per un bambino, per un figlio, è la bussola, è il punto di riferimento, è la stella polare, è il suo Mosè. Non so come spiegare, cioè forse noi ci dimentichiamo il ruolo importante che abbiamo nella vita psichica dei nostri figli, perché noi rimarremo dentro di loro per sempre, come i nostri genitori, di fatto, che siano vivi o non siano vivi, rimangono dentro di noi, non c'è niente da fare. Questa è una legge che Carl Gustav Jung, che penso qualcuno di voi conoscerà, il grande allievo e poi grande maestro, talmente grande che è a livello di Freud, aveva scoperto nella sua, appunto, coscienza dell'uomo, parlando appunto di questi archetipi, no? Che sono presenti dentro di noi. Per cui quando mio padre si è spostato, non avendo fatto mai una roba del genere in precedenza, tra le altre cose, sono col cavolo che salivo sopra il tavolo, e io ci sono rimasto veramente e l'ho guardato. Io ricordo ancora che guardare con un bambino può guardare un gigante, perché per un bambino la dimensione anche fisica è molto più di quella reale che noi percepiamo. Vi sarà capitato di tornare nelle vostre scuole dell'infanzia o elementari che vi sembravano così grandi e poi di vederle improvvisamente così piccole, penso. Sarà capitato anche a voi questa esperienza di vita, no? Ecco, io lo guardai e mio padre, fermo, proprio tranquillissimo, mi disse semplicemente: ricordati che nella vita non devi fidarti di nessuno, neanche di tuo padre. Prese e andò via. E io rimasi lì. Sapete come rimasi soprattutto? Confuso. Perché vorrei ricordarvi che una delle cose peggiori che può capitare a noi come esseri umani è di vivere nella confusione. Perché la confusione è non sei più orientato. È come viaggiare nella nebbia, non vedi più nulla, sei a rischio collisione da un momento all'altro, non sai che strada devi prendere. La confusione del nostro tempo è tantissima, tra l'nichilismo, il relativismo etico e tante nuove correnti che sono, c'è tanta confusione in giro sulla sessualità, su tanti temi. Forse se voi ci riflettete un attimo, c'è tanta confusione. E allora quella confusione lì diventò una nebbia per me. E recuperare questa cosa in psicoterapia, io questa cosa la recuperai quando andai a fare i miei 4 anni, dico 4, una volta, e non mi vergogno a dirlo perché c'è gente che pensa che andare a farsi aiutare sia quasi un'umiliazione o sia un problema. Tra virgolette vorrei darvi questo piccolo consiglio: la cosa migliore di andare da qualcuno è andarci quando non se ne ha bisogno, come andare dal medico. Cioè le analisi dovrebbero fatte quando si sta bene, non quando si sta male, non so se avete l'idea. Cioè la cosa migliore è rivolgersi a qualcuno semplicemente per fare un tagliando di controllo. Detto ciò, lì recuperare una cosa importante. Perché mio padre aveva agito in quel modo? Potevo forse pensare che
che mio padre mi volesse male, che mi volesse che mi facessi del male, ma sicuramente no, i genitori non agiscono mai con l'intenzione malevola, se lo fanno sono persone semplicemente malate, punto, perché la malattia mentale esiste, non so se vi rendete conto che la malattia mentale esiste, ma cosa era successo? Pensate un po' dopo anni cosa capì. Capì che quel gesto di mio padre aveva come tema la sofferenza, proprio la sofferenza. Cioè, mio padre, sintesi, era un geometra, aveva un'impresa edile, aveva un socio, il socio era tradito, per cui quel pomeriggio aveva un coltello piantato nella schiena, io essendo l'unico, tra virgolette, figlio maschio, avendo due sorelle più piccole, è andato da chi? Dal maschio. E gli ha detto al maschio, maschio, figlio, non fare l'errore che ho fatto io fidandomi di quella persona che ho fatto crescere, che l'ho messa al mio fianco e questa persona mi ha tradito. Detto in altri termini, paradossalmente, mio padre quel pomeriggio mi stava dichiarando quanto mi voleva bene. Ma sapete qual è la cosa più profonda che vorrei dirvi? Che nessun genitore può impedire al figlio di soffrire. Un genitore non può impedire la sofferenza, può insegnare a un figlio come si affronta la sofferenza, che è tutta un'altra pedagogia. Affrontare la sofferenza con dignità, avere la capacità di ricominciare, avere la capacità di superare le delusioni inevitabili della vita, avere la capacità di prendere forza dopo l'ennesimo 4 che hai preso nella versione, nell'esercizio, dove sei andato a ripetizione, dove ce l'hai messa tutta e la verificava male per un'altra volta, e quella è una forma di sofferenza, di frustrazione, la frustrazione è uguale a sofferenza, è quello che insegna la resilienza, è quello che ci insegna a diventare più forti del dolore, a diventare, lo diciamo in latino, invictus, che non vuol dire invincibili, ma vuol dire mai darsi per vinti, è diverso. E dunque, se noi vogliamo che questi crescano, dobbiamo che qualcuno gli insegni che la vita non è solo il vissero felice e contenti, che la vita non è che tutte le cose vogliono sempre andare bene, che non è vero che tutti i professori tranne le stime te non hanno le preferenze. No, se non lo dico non mi chiamano più, capite che sono per contratto, ma non devo dire questa cosa, io adesso ve la dico, no? Cioè, vogliamo dire che non tutti i compagni di classe sono buoni, che ci sono quelli cattivelli, che ci sono quelli di chi, vogliamo dire che anche tra parenti non sempre le cose vanno benissimo? La verità è che la sofferenza è il lievito della vita, ma noi abbiamo creato una società che elimina la sofferenza, cioè elimina la fatica del vivere. Eliminando la fatica del vivere, elimini la costruzione di un essere umano solido, psicologicamente solido. Come diceva Seneca, non c'è peggior sventura che non soffrire mai, cioè la persona che non sa soffrire non si fortifica. È un po' come le piante, una volta parlando con un giardino, perché c'è da imparare da tutti qui, la saggezza in realtà non è solo nei libri, è nel contatto. Questo qui è un giardiniere che mi ha dato una lezione di vita straordinaria, mi ha spiegato che quando si pianta un albero giovane in un giardino, all'inizio devi mettere un palo a fianco, perché se non gli metti il palo arriva una folata di vento, praticamente l'albero si sradica. Ma ha detto che nel giro di un anno bisogna toglierlo quel palo, perché se il palo non viene tolto, l'albero, non oscillando, non produce più una sostanza che si chiama lignina, che è una sostanza che permette agli alberi di diventare flessibili e resistenti. Pensate un po'. Il vento rappresenta le difficoltà della vita. Il vento rappresenta il fatto di doverci confrontare, doverci misurare. Ecco, se noi insegniamo ai nostri figli, ai nostri figli, ad avere la via facile, ad avere, come dire, il pulsante facile per ottenere quello che si vuole, quella che viene chiamata gratificazione immediata, li teniamo a livello di un bambino di 3 anni, cioè nel principio del piacere di Freud. Lo stesso Freud diceva che noi nasciamo dal principio del piacere per spostarci al principio di realtà, ovvero sia il piacere è la gratificazione immediata, la realtà è che la gratificazione maggiore è quando tu lotti, ti impegni, fatichi per ottenere.
professionale, può essere a livello scolastico, può essere qualsiasi livello, è lì che si diventa veramente forti. Per cui queste diverse età hanno in realtà tre esigenze diverse, cioè hanno in realtà tre bisogni diversi che noi dovremmo in qualche modo saper leggere. L'adolescenza è una terra di mezzo, e per cui è esattamente tra l'infanzia e la vita adulta. In tutte le età della vita è la più instabile, non c'è età più instabile come l'adolescenza. Tenete conto di questo qua. Per cui è una tappa per raggiungere la famosa maturità, questa parola che si usa anche dal punto di vista scolastico. L'adolescenza è la crisi, cambiamento del corpo, ma soprattutto la propria identità che cambia. Non ho più il corpo del bambino, non ho più la voce del bambino, ma soprattutto non ho più il modo di pensare del bambino. Tu capisci che tuo figlio cresce? Lo capisci già, ad esempio, quando è più un bambino piccolo, quando non guarda più Peppa Pig. Quando un bambino abbandona Peppa Pig, a parte che per te è uno dei giorni migliori della tua vita, sinceramente non ce la facevi più, ma soprattutto capisci che quando un bambino alla televisione non guarda più determinati programmi, tu hai il segnale, quando si sposta da Rai Group a Boeing, capisci che qualcosa sta cambiando, non so se avete veramente conto, cioè da quello che loro guardano, o dalla musica che ascoltano, tu ti rendi conto che c'è un cambiamento di interessi. Il bambino, se lo porti a vedere uno spettacolo di quella roba là, dici ma che sei matto, cosa mi interessa un unico bambino? Dunque ci sono dei segnali che ci fanno capire che qualcosa sta cambiando, no? Quali sono allora le caratteristiche principali dell'adolescente? Vi do una sintesi. Uno, la ricerca esasperata della propria individualità, cioè la voglia di emergere, cioè la voglia di dire io sono, di autoaffermarsi. Questo è un bisogno proprio intrinseco nella nostra natura, tant'è che pur di emergere qualcuno assume dei comportamenti poco etici o poco morali, pur di attirare l'attenzione su di sé, pur di dire io esisto. Gabriel Marcel diceva una cosa bellissima, questo è veramente una grande, un altro filosofo, che diceva: amare e dire alla persona amata quanto è bello che tu esista. Cosa vuol dire tu esisti? Dare il senso della tua presenza nel mondo. Noi dobbiamo occupare delle coordinate psicoesistenziali. Se noi non occupiamo queste coordinate non andremo tanto lontano. E questo bisogno è enorme. Allora ecco che nascono i piercing, nascono i tatuaggi, nascono i vestirsi in modo magari rocambolesco, nascono tutte quelle cose che per noi, da qui che abbiamo raggiunto ormai la nostra stabilità, cioè dovremmo aver raggiunto la nostra, diciamo, stabilità, per non usare un termine corretto, rapprese, ma vai in giro conciato così, ma ti vesti in questo modo, ma non ti vergogni, ma che schifo, ma guarda che... Capite? Ma in realtà è il tentativo, notate bene, di uscire da quell'anonimato che non è la condizione umana, perché noi siamo nati, e questo ci tengo a dirlo, per avere successo nella vita. Io vorrei sottolineare che la vita dell'essere umano è programmata per avere successo, e uso la parola successo non nel termine che magari noi oggi diamo a livello di società, ma intendo proprio nel significato letterale del termine, del participio passato del verbo succedere. Per cui cosa vuol dire avere successo? Far succedere ciò che più intimamente desidero si realizzi nel corso della mia vita. Sentite bene che bella questa definizione. Il successo è l'intima realizzazione della mia persona, di quello che c'è dentro di me. Quello vuol dire avere successo. Il vero successo è questa intima realizzazione personale. C'è un nuovo rapporto con la dimensione corporea. Il 99% delle ragazze e dei ragazzi in questa età fisicamente non si piacciono. Partite da questa base. Cioè non c'è nessuno che davanti allo specchio si dice sono proprio un bel ragazzo, sono proprio una bella ragazza. Proprio no, perché il corpo viene vissuto come l'accettazione sociale. Il corpo in questa età ha un'importanza fondamentale, è l'età della vita in cui il corpo ha più importanza assoluta, dei 10-20 anni. Poi teoricamente il corpo, che rimane comunque, dovrebbe essere uno strumento di comunicazione, uno strumento di relazione, uno strumento di affettività, insomma uno strumento,
teoricamente diventare sempre meno importante, cioè dovrebbe diventare un aspetto sempre meno narcisistico il corpo, sempre la figura di norma, non la cosa più importante. Ma qui la dimensione corporea è difficoltosissima, per cui nascono le prime fobie sul naso, la fobia dell'acne, la fobia di qua, di su, di giù, del peso, tutte queste cose, nascono tutti questi corpi, da cui poi nascono i disturbi alimentari, da cui nascono l'ossessione, insomma lo sapete perché è una realtà che abbiamo vissuto anche noi. Ma soprattutto è questa la differenza tra noi e loro. Guardate che vi dico una cosa importante adesso, la differenza tra noi e loro è questa, che noi teoricamente abbiamo finalmente portato a termine il neocortex, cioè il nostro cervello razionale teoricamente ha raggiunto la piena maturazione. Tenete conto che dal punto di vista cognitivo il nostro cervello termina lo sviluppo a 22 anni, aggiungo, quando lo termina, perché secondo me ci sono dei soggetti anche al Grande Fratello che non hanno una maturazione cognitiva adeguata, no? Comunque sia, teoricamente noi a 22 anni dovremmo avere la pienezza delle funzioni intellettive, la pienezza, la ricchezza totale. Infatti, vi do una dimostrazione così capite di cosa sto parlando. Una delle grandi discussioni tra noi e loro qual è? È la gestione del tempo, dell'organizzazione. Perché? Perché loro non hanno categorie mentali tali da organizzare il tempo in modo razionale e di avere una percezione del tempo in modo razionale. Loro la vivono in termini emotivi, la percezione del tempo. Per cui che cosa succede? Succede che per un adolescente il tempo segue questa legge: mai fare oggi e questa cosa dà un fascino. Ci sono delle, tu, perché le mamme, non sto parlando di voi che ovviamente siete guluso, questo si capisce, no? No? Ma le mamme che hanno sempre di più quest'occhio, no, sulla vita scolastica del figlio, anche il papà, ma anche la mamma un po' di più, che sono lì che vedono che va in camera e dopo 10 minuti esce, perché anche se non sembra, le mamme a distanza controllano il comportamento del figlio. A distanza, ripeto, poi ci sono quelli che entrano a distanza, ma tendenzialmente a distanza, ok? Ma poi ci sono quelli che entrano in stanza e aspetta prima di dire qualcosa, perché dà il bonus dei 5 minuti, ma dopo 5 minuti in casa più. E va dal sole che dice: ma com'è? Com'è che non sei in camera a studiare? Lui, nella sua totale ingenuità, ti dice anche la verità e ti dice: e come? C'è niente da studiare per domani? Tu, che hai la categoria del neocortex attiva, ti dice: non c'è niente, è meglio, no? Anticipa! Questo ti guarda e dice: ha problemi neurologici. Col pomeriggio di loro, ma capite cosa voglio dirvi? E qui nasce una discussione che potrebbe non finire più, ma qui abbiamo proprio categorie per un ragazzo di questa età. Avere la verifica tra una settimana è come per noi avere il concetto di è come l'infinito di qua, cioè è una cosa lunghissima. Per lui fino alla notte prima c'è tempo per studiare. Non so se riesco a spiegare quello che voglio dire. E noi a fare una battaglia quasi quotidiana per fargli capire che si anticipa, si trova meglio, che si ripassa è meglio, così può verificare che le cose deve essere. Tu dirmi queste cose, ma sono categorie mentali diverse. È la stessa categoria mentale che c'è tra la camera in ordine e la camera in disordine, no?
Insomma, l'esplosione delle emozioni, che cos'è? È semplicemente questo. Loro, guardate che dico una cosa importante, per capire gli adolescenti più che altro, loro hanno un sistema limbico che va praticamente a bomba. Il sistema limbico sarebbe il cervello delle emozioni di Inside Out, perché ha visto il film della Pixar, Walt Disney. Cioè loro hanno praticamente una vita emozionale, cioè quello che domina nella vita dell'adolescente non è la razionalità, sono le emozioni. Ed è per quello che Goleman parlava di intelligenza emotiva. Cioè, allora qui, se noi parliamo un linguaggio solo razionale e non parliamo anche un linguaggio emozionale, parliamo due slang diversi, cioè parliamo due lingue diverse, cioè, e sono due stranieri che si parlano senza traduttore. E si parlano volendosi bene, perché non è che si vogliono male, ma poi questo incomincia a dare fastidio, no? La mamma che rompe, la mamma che stressa, la mamma che non mi lascia in pace, e qua, e su, e giù, e là, capite? Poi nascono tutte queste cose qua. Non hanno né un corpo né una mente ben definita. Questo lo salto perché ve l'ho già detto, è la fase della vita in cui c'è l'indeterminatezza totale, dunque è tutto un work in progress. Noi siamo delle persone che li vogliono aiutare, dobbiamo dargli gli elementi per mettersi in ordine. Ecco, questa è una grande realtà. Quali sono allora le tre componenti dell'adolescenza? La componente biologica, la componente psicologica e la componente sociale. Ecco, noi ci giochiamo all'adolescenza su queste tre coordinate. Innanzitutto l'aspetto biologico che dobbiamo riconsiderare, perché la biologia, cioè i cambiamenti biologici, funzionano e influenzano la nostra psiche. Dunque noi diamo poca importanza all'aspetto biologico, lo diamo tutto per scontato. Insomma, sarebbe come alzarsi in perfetta forma e alzarsi non avendo dormito come una forte di cranio. È una cosa biologica che vi cambia la giornata. Cioè, che lo fa? Ci cambia la giornata questa cosa qua. Ci cambia l'umore, ci cambia l'approccio, ci cambia l'attività. Se sei stanco diventi più nervoso. Le persone stanche rispondono in maniera più nervosa che le persone riposate. Ma queste sono indagini della psicologia che ce lo dicono. Per cui l'aspetto proprio biologico ha un ruolo fondamentale nella nostra vita. Poi c'è l'aspetto psicologico, che riguarda tutti i cosiddetti cambiamenti interni, per cui bisogna passare a prendere in analisi, vi prendo in analisi tre fondamentali passaggi psicologici, mi fermo all'aspetto psicologico, che sono semplicemente questi. Il passaggio che c'è tra l'infanzia e la vita adulta, che dovrebbe l'adolescente attraversare, sono solo tre. Uno, dalla dipendenza all'autonomia, è il primo. Dai processi primari ai processi secondari, il secondo. Dall'immaturità alla maturità, il terzo. Cioè abbiamo tre passaggi. Tre. Questi tre passaggi sono fondamentali. L'autonomia è la conquista del sapersi decidere e organizzare la propria esistenza. La dipendenza della prima infanzia è fondamentale. Se non ci fosse avremmo dei seri problemi. Ma la dipendenza è continuamente appoggiarsi a qualcuno. È fondamentalmente avere sempre qualcuno che mi dice cosa fare, come farlo, quando farlo, che si sostituisce, che mi aiuta, che è sempre presente, che è sempre lì. Cioè la dipendenza è un sostegno psicologico importante all'inizio, ma man mano che si va avanti, i genitori devono progressivamente fare lentamente sempre dei passi indietro per permettere a lui di organizzarsi in modo autonomo. E questo me lo ricordo bene, se penso a quella mamma che era venuta da me in quinta primaria dicendomi che non ce la faceva più di litigare col figlio per i compiti e che gli era capitata una cosa incresciosa, che il figlio tornando a casa da scuola gli aveva detto: mamma, guarda che la maestra ti ha dato una nota. E allora lei dice: a me? Era andato a scuola senza il quadernone di matematica, la maestra gli aveva chiesto dov'era il quadernone di matematica, lui gli ha risposto: e non lo so maestra, perché la mamma che fa lo zaino
quindi ho capito che il lavoro non era sul bambino. Pensate cosa vuol dire l'atto sostitutivo. Pensate che cosa vuol dire sostituirsi alla responsabilità di un'altra persona. Ecco che l'autonomia cosa richiede? Fin da subito a più autonomia si dà ai bambini. Oltretutto vorrei ricordarvi che nell'essere umano il far da sé aumenta l'autostima. E guardate che l'autostima è espande la conoscenza, a volte ci espande per tutta la vita. Per cui la fiducia in noi stessi, il saper fare, ti aumenta l'autostima in maniera incredibile. Allora, che cos'è l'autonomia? La capacità di organizzare la propria vita prendendo punto da che cosa? Da quello che è il mio volere, le mie capacità, le mie abilità, cioè è diventare responsabile, responsabile, abile nel dare una risposta. Il processo primario sarebbe tutto e subito, è la gratificazione immediata. Se noi abbiamo un bambino di una settimana che ha fame, in quanto tempo gli diamo da mangiare? Se volete telefonare a casa, no, non è una domanda tra pochetto, perché c'è qualcuno che si fida, no? Quanto tempo gli diamo da mangiare? Subito. Quanto tempo passerà? Da quando comincia, abbiamo che fare gli diamo da mangiare? Quanto tempo massimo di 5 minuti? Un minuto. Vabbè, allora facciamo così, il massimo 5 minuti è il routine magna, facciamo così? Benissimo. Si chiama SR, stimolo, fame, risposta, cibo. È un SR che è rapidissimo, perché ha 7 giorni. Adesso arriviamo che questo bambino invece ha 3 anni, in più una settimana, a 3 anni e vede in televisione un bellissimo giocattolo e gli chiede un giocattolo che costerà, mettiamo, 100 euro. Il bambino dice: voglio giocattolo. Bene, voi in quanto tempo gli darete il giocattolo? Mai. Ed è per quello che i psicologi lavorano. Allora, stavo dicendo, in quanto tempo gli daremo il giocattolo? Subito? No, Santa Lucia? Sì. Compleanno, Natale? Cioè, gli daremo una dilazione, secondo voi? Benissimo. Allora, che abbiamo? L'S sarebbe giocattolo, che è come il cibo, cambia nulla, quindi si scorda. La risposta però non è più immediata, non c'è più SR attaccato, hai S e hai R. Quel passaggio che c'è tra l'SR si chiama intervallo. Questo intervallo sapete come si chiama in psicologia? Frustrazione. Perché non ha la gratificazione immediata. Ma cosa fa la frustrazione? Adesso vi dico una di quelle cose in cui si capiscono molte cose, si capiscono della nostra società. La frustrazione fa nascere l'intelligenza. Sapete, mai fatto caso che le persone che hanno realizzato i più grandi imperi, le più grandi imprese, avevano tutte un'infanzia povera? A partire da Walt Disney, Steve Jobs. Avete mai fatto caso? I più grandi imprenditori sono partiti da zero, da niente. Non ci avete mai fatto caso questa cosa qua. Lo sapete che in America hanno fatto una ricerca che i figli dei grandi, di quelli che ricevono le aziende, nel giro di 5 anni la faranno fallire? Perché un conto è costruire un'azienda, un conto è ereditarla. E c'è una grande differenza. Perché per costruire qualcosa, a quante frustrazioni devi trovare risposta? A quanti problemi devi dare soluzione? Quante volte devi mettere in moto l'intelligenza? Cos'è l'intelligenza? È l'incapacità di leggere la realtà. Cosa fa un bambino quando non ha giocato? Semplice, incomincia a diventare intelligente. Perché? Perché incomincia a pensare che a Santa Lucia gli arriverà quel giocattolo, che quando avrà quel giocattolo lo farà vedere ai suoi amici,
incomincia con la fantasia a pensare a che cosa farà con quel giocattolo. Detto in altri termini, sostituisce la frustrazione di ciò che non ha col pensiero di ciò che avrà, e questo lo mette in movimento. Non è una cosa bella questa da capire? Attenzione, basta che la frustrazione sia proporzionale all'età del soggetto, perché se tu hai un soggetto, è come dire che ha un soggetto di 7 giorni che ha fame, tu lo guardi e dici aspetta che finisci Uomini e Donne e lo fai piangere per 2 ore, ci crea un problema di frustrazione esagerata, avete l'idea? Per cui è importante capire questa dimensione. Il processo secondario è la nascita dell'intelligenza e la nascita della razionalità, sono dentro la terra. Non è che la prima volta che studio latino capisco tutto il ruolo, non è la prima volta che faccio le equazioni mi vengono subito così, ci sarà qualcuno che mi verranno subito così, ma saranno gli altri che dovranno sudarsele. Non è che per preparare un esame di anatomia un domani all'università di diritto privato, di quello che è, facilmente prendo una settimana e faccio 4 mesi al bar con gli amici all'università, settimana prendo libro e vado là e prendo 30. La capacità di tollerare la frustrazione è ciò che rende grande un essere umano, è quello che lo rende capace di andare verso il futuro. Ecco perché il processo secondario oggi è importante, perché altrimenti uno dice è troppo difficile, cambio scuola, è troppo difficile, vado un'altra parte, è troppo difficile, copio, è troppo difficile e trovo l'escamotage per non fare quella fatica e eliminare il problema. Terzo passaggio, dalla immaturità alla maturità. Noi nasciamo totalmente immaturi, pensate solo che il nostro cervello umano, a differenza dello scimpanzé, quando vengono al mondo, sapete, hanno un cervello che dal punto di vista neurologico è già completamente formato. Noi impieghiamo 3 anni per fare la struttura di base, cioè quello che viene chiamato l'hardware del nostro cervello, 3 anni. Per cui noi abbiamo tempi di maturazione lunghi, siamo quelli che maturano di più come animali sulla Terra. Per cui lo stimolo che dovrebbe essere lo stimolo affettivo, la maturazione affettiva, la capacità di amare, la maturità morale, la capacità di riconoscere la linea tra il bene e il male, insomma ci sono tanti di maturità cognitiva, termina a 22 anni, per cui il processo di maturazione come avviene? Dagli stimoli che un adolescente riceve. Ecco, voi siete fortunati e fortunati perché siete ad esempio in una scuola dove c'è particolare attenzione alla persona, dove vengono dati determinati stimoli, perché gli stimoli non sembra, ma fanno la differenza. E qui ci sono casi di studi, di ricerche, da tutte le parti, che dimostrano come la stimolazione fa crescere o non crescere la maturità di un essere umano. Detto ciò, che sono però 3 passaggi importanti per farvi capire, per farvi un passaggio importante, dobbiamo anche dire che l'adolescente, ogni adolescente ha le sue insicurezze, ha i suoi disagi, ma la maggior parte dei nostri adolescenti non sono patologici, sono fisiologici. Cioè il movimento adolescenziale è più sul fisiologico che sul patologico in realtà. Sono le sofferenze, perché si innamorano e poi non vengono corrisposti, perché hanno la delusione dell'amico che sparla di loro, dell'amica che magari sembrava amica che poi non era. Insomma, le cose che abbiamo passato anche noi da adolescenti, insomma. Ma è anche quello delle gioie più intense, perché provano grandi dolori, ma provano grandi gioie, hanno bisogno della temperanza, hanno bisogno di una cosa che si chiama contenimento. E adesso, l'ho detta l'altra volta ai genitori dei bambini, la dico a voi perché questa è una regola che non si sbaglia mai, la funzione più importante che un adulto dovrebbe fare nei confronti di un adolescente è quella di essere l'organizzatore della sua vita psichica. Ricordate la nostra definizione? L'organizzatore della sua vita psichica. Cioè noi dovremmo essere quelli che regolano il che cosa accade dentro di loro, che mettono ordine, che danno conforto, che danno chiarezza, che danno incoraggiamento, che danno fiducia, che danno sostegno, che a volte danno comprensione, che a volte danno empatia. Insomma, sulla base di quello che c'è, noi dovremmo essere quella base sicura su cui l'adolescente sa che mia madre, mio padre,
nel momento in cui ho bisogno è come Houston. Qui Apollo 14 e mezzo, problemi a bordo, Houston, che facciamo? E allora se i genitori sono Houston, i figli non si perderanno mai nel bosco, mai, perché basta avere una persona su cui fare riferimento. E a volte ci sono degli insegnanti che fanno anche questo, ci sono degli insegnanti che per una classe o per qualcuno di quella classe diventano dei veri e propri Houston, dei veri e propri punti di riferimento. Guardate, questa è una cosa importante, perché sennò ci perdiamo tutti. Eccolo qui, lo conoscete tutti, no? Il professor Vittorino Andreoli, no? Che è un famosissimo psichiatra veronese. D'altronde ha i capelli da psichiatra, ultimamente. No, e lui, che è una persona di una grande competenza e ha dedicato molti dei suoi saggi proprio agli adolescenti, è stato quello che ad esempio ha fatto la perizia Maslow. Pietro Maslow, parliamo, no? Ecco. E lui diceva una cosa molto intelligente. Diceva che sarebbe un errore considerare l'intelligenza come disturbo, eccetera, riuscita a leggere. Sarebbe un errore grave considerare il disagio sempre preoccupazione, intervento, perché sennò tutto il mondo giovanile è un problema. Lui dice, si può dire che un adolescente che non prova disagio va sottoposto a particolari. Perché io spero che le vostre figlie e i vostri figli abbiano dei momenti di disagio. Perché il disagio è normale, è esattamente il segnale che le cose stanno andando bene. Disagio, dal latino agius, vicinanza, sapete cosa vuol dire? Non stare bene vicino a se stessi. Sentite che bella sentenza. La parola disagio vuol dire che io, in me, non sto bene, per forza non stai bene. Sei in quella fase della vita dove ti stai cambiando tutto, devi prendere le nuove coordinate. Detto ciò, sentite che bella anche questa frase di Anna Freud, una figlia di Freud, Anna Freud, che diceva è normale, normale, perché molti genitori si preoccupano su cose che non ci si dovrebbe preoccupare, cioè sono come fasi di passaggio, bisogna accettarle, no? Poi vengono e vanno. Il comportamento incoerente e imprevedibile, gli adolescenti sono fondamentalmente incoerenti e imprevedibili, ma vi spiego anche perché. Perché gli adolescenti sono su due spinte sistemiche. La prima è quella della regressione. Voler rimanere piccolo e avere tutti i privilegi del bambino e della bambina. L'altra è la spinta dell'accelerazione. Voglio diventare grande, voglio fare nuove esperienze, voglio uscire con i miei amici, la mia ragazza, il mio ragazzo, le mie cose. Per cui sono in due spinte diverse. Una che ti porta verso l'infanzia, a rimanere piccola. L'altra a voler diventare grande. Ma non sono due forze che operano, sono due forze che si alternano tra di loro in continuazione. Per cui è lo stesso soggetto che se lo accompagna a scuola, facciamo un esempio, ed esci dall'automobile perché vuoi dargli un abbraccio, un bacio, ti allontana di 10 minuti. Rimane giù. Si vergognano del suo genitore, dei fatti tu, e loro si vergognano di te. E allora la domanda è come noi genitori ci sentiamo quando vediamo che i nostri figli ci rifiutano. Perché nel momento che ti rifiutano, ti dai fastidio, non sai più l'idea. Perché qualcuno sta vivendo un dramma in questo momento. Non per questo che non funziona male,
perché un conto stanno lontano, un conto è non amare più, ma anche in una coppia all'inizio picci tutta una roba così a rubi, poi tutte davanti. Ecco, il prossimo tema che proporrei sulle coppie. Scusate, sono venuto con questa situazione a momento. Potrebbe essere un'interessante seratina di strada di coppia, no? Perché alla fine la troppa vicinanza diventa un problema. Abbiamo bisogno di creare la giusta distanza. Ecco perché allora si vergogna della propria madre davanti agli altri e poi alla sera, prima di andare a dormire, la stessa ragazza, lo stesso ragazzo, vuole la mamma che gli faccia le coccole, vuole la mamma che l'ascolti, vuole che la mamma stia lì vicino, e la madre dice, ma come? Te lo arriva della mamma? Col cavolo sto con dire! Uno a uno fa la gente. Ma fa parte della normalità tutto questo. È parte della normalità. L'adolescente è in tre sistemi: il sistema del familiare, il sistema dei coetanei e il sistema degli adulti. Sono le tre aree su cui dobbiamo investire. La famiglia è la protezione. La cosa più importante è che la famiglia dovrebbe dare ai figli il senso della protezione, è il senso della sicurezza, il senso del 118. Se hai bisogno, io ci sono. Sempre 24 ore su 24. I coetanei a cosa servono? I coetanei servono a trasgredire, servono a creare alleanze, servono a parlare un nuovo slang, servono a condividere i propri interessi, servono a condividere Fortnite, serve a condividere FIFA 2020, serve a condividere Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Snapchat, Ask. Cioè serve a condividere tutte quelle cose che c'è qualcuno che guarda che sono il loro modo, i loro videogiochi, i loro cantanti che non sono i nostri, le loro musiche che ascoltano che sicuramente penso non siano le nostre in linea di massimo, no? Per cui difficilmente penso che i nostri ragazzi non vedono l'ora di registrare. Non penso, insomma, no? Però siccome Sanremo sanno che devono prendere quelli, chi chiamano? Quelli, se fate cercare la strategia di marketing, quelli che potrebbero prendere anche il pubblico giovanile, oggi, ma queste sono strategie di marketing, no? Un certo dato che ultimamente Sanremo va per categorie, per brand, no? Per brand, ma è una cosa studiata per ogni realtà. Detto ciò, i coetanei, opposizione al mondo degli adulti, si parla male dei genitori, si parla male degli insegnanti, si fanno le pettegolezze sull'insegnante, ma è normale, Poi arrivano però gli adulti. L'adulto può essere l'allenatore, l'adulto può essere se fa uno scout, il capo scout, l'adulto può essere anche l'insegnante, l'adulto può essere una figura importante, perché l'adulto dovrebbe essere quella persona che in qualche modo mi aiuta da una parte a trovare la conferma nel quello che è giusto c'è nei miei genitori. Leggere del tempo, quando faccio corsi sul metodo di studio e motivazione, cosa dico io agli adolescenti che vengono da me? Esattamente le stesse cose che direste a voi a loro. Né più e né meno, perché sui valori, i valori sono 3-4, sono quelli fondamentali: il rispetto, l'onestà, l'impegno, lo sviluppo dello studio, cioè siamo alleati. Ma la differenza è che chi le dice la cosa è il coach, non è il genitore. Allora, il genitore è 3 anni che dice una cosa, io le dico in 10 minuti, torna a casa e lui le fa. Voi sapeste, i genitori a volte che mi tocca pagarti per dire le stesse cose che da 3 anni che dico. Cioè, non so se rendo l'idea. Ed è vero, ma funziona così. Anche
io sulle mie figlie avrei un potere sui figli degli altri, non so come spiegarmi. È un gioco di ruoli, è un gioco di dinamiche, è normale, cioè non c'è da provare invidia, è un gioco assolutamente normale, l'ha detto il mio mister. Per qualcuno il mister vale più lo Spirito Santo. E là, prima c'è il mister, poi c'è Dio. In fondo, quando arrivo del genitore, l'ultimo che capisce qualcosa del genitore. Ma è normale? Ecco perché l'alleanza educativa. Ecco perché è in questo momento che più dell'infanzia i genitori dovrebbero allearsi con altri genitori. Il senso di questa associazione ha proprio questo spirito, quello dell'alleanza, associazione genitori. Cioè, genitori, perché non è più mio padre che me lo dice, ma è quell'altro che dice le stesse cose di mia madre e di mio padre. Vedete che tutto sommato mio padre non è tutto così ritronato alla fine. Ok? Bene, molto bene. Adesso vorrei spiegarvi questa cosa di Daniel Goleman. Vorrei parlarvi di una parola importantissima dell'educazione. Solo con questa parola noi diamo l'antivirus. È come se noi avessimo proprio un antivirus per evitare che i nostri figli vadano a perdersi. Ed è il virus dell'intelligenza emozionale. Perché? Perché questo è il segreto per relazionarsi con i nostri adolescenti. Poi ve lo faccio vedere con un film, vi dimostro questa cosa in termini concreti. Guardate, questo è un libro fantastico che vi consiglio. È stato scritto da Simon Baron Cohen, è un libro che parla della crudeltà umana in termini scientifici, facendo riferimento a che cosa? Al termine empatia. L'empatia, diceva, è come un sorvente universale, qualunque problema immerso nell'empatia diventa solubile. Sentite che bella che è questa definizione. Qualsiasi problema nell'empatia tra esseri umani diventa solubile, ed è vero, perché l'empatia, che tra virgolette ha oggi addirittura una scientifica sistematizzazione grazie a Giacomo Prezzolati di Parma, che con la sua equipe ha scoperto l'esistenza dei neuroni specchio, per cui abbiamo dimostrato che l'empatia ha addirittura dei circuiti nel nostro cervello, e addirittura abbiamo 9 circuiti diversi, per cui abbiamo nuovi sistemi a livello proprio neurologico di sistema per vivere l'empatia. Perché è importante l'empatia? Perché si è l'empatia nel momento in cui riusciamo a mettersi nei panni dell'altro e viviamo la realtà dell'altro senza giudicare l'altro. L'empatia elimina il giudizio. Qual è la cosa che dà più fastidio all'adolescente? Ve lo dico subito: sentirsi giudicato. La cosa che non sopportano è il giudizio, cioè è il sentirsi criticati, offesi, che per loro è una ferita narcisistica, perché non hanno ancora il senso dell'autostima. E in definitiva l'empatia può essere a due livelli. Sentite che è interessante questa cosa: a livello cognitivo e a livello affettivo. Cioè noi possiamo parlare ai nostri figli su due binari diversi, il binario puramente cognitivo o quello affettivo. L'empatia cognitiva, vedete, questi sono i circuiti dove è stata scoperta esistere, pur senza entrare, è quando io riesco a comprendere quello che l'altro pensa, cioè entrare nel pensiero del figlio o della figlia, cioè entrare nella sua angolazione percettiva. Volte noi facciamo un errore, loro pensano delle cose e noi smiglioriamo in buona fede quello che pensano. È tutto qui il problema, cosa vuoi che sia, aspetta, cresce, vai, i problemi sono altri. Ma quello che loro pensano è la loro realtà. Se tu sminuisci il loro pensare, se tu dici il sapete una delle cose che mi dicono più spesso? Che il professore ce l'ha con lui. Se tu a un ragazzo che ti dice il professore ce l'ha con me, gli dici non è vero, non è possibile che ce l'abbia proprio con te, basta, non c'è più comunicazione, perché l'empatia è il ponte per entrare nel mondo dell'altro. L'empatia affettiva, cioè
quello che sente, mi sento triste, mi sento dispiaciuto, ho paura, ma perché dire? Esempio banalissimo, il bambino geloso del fratellino. Quante volte io mi sono sentito dire questa parola qua, non deve essere geloso, non capisco come fa ad essere geloso che è stata lui, lei che ha voluto il fratellino. Cioè che è il genitore che guarda il per colpa tua anche che si può scusare. Cioè, non è possibile questa cosa qua. Io mi ricordo la Franceschina, una bambina meravigliosa, che voleva una volta con ferro vestito stirare la sedellina. Ormai era la madre fermata in tempo. E mi ha detto mio genitore, ma guardi che noi non volevamo dal secondo figlio, Noi stavamo benissimo in tre, ma è stata lei che ha insistito per avere Ciccio Bello, perché per lei era come avere Ciccio Bello veramente più bambino, avere fratelli, come avere fratelli, tutti ce l'hanno, come anch'io. No, perché noi stavamo benissimo e adesso ci fa morire. Dico, ma è vero Francesca che tu volevi bellino? E perché se lo volevi così tanto adesso soffri così e non puoi stirare? Sentite la risposta della figlia, dei bambini non è quella risposta. Mi fa Francesca. È vero che io volevo un fratellino, ma che ne sapevo io che loro lo facevano così male. Sapevo già la terapia. Lui aveva
ancora capito che il modello classico terapeutico può funzionare, ma non può funzionare se non entri nel territorio dell'altro. Vi faccio un esempio di Victor Anderson. C'era uno che aveva un serio problema psicotico. Voi sapete che noi ci dividiamo in tre aree di malattia, no? La nevrosi, la psicosi e il borderline. Il nevrotico è uno che costruisce castelli, lo psicotico è uno che li abita, il borderline è uno che entra e esce. La maggior parte degli esseri umani sono nell'area nevrotica. Quelli fuori dalle stimate. O borderline o psicotici. E allora questo qui era un psicotico deliri. Cioè i genitori erano arrivati da lui a Phoenix, Arizona, perché il ragazzo aveva il problema, no? 33 anni il ragazzo, si credeva Gesù Cristo. Praticamente questo è un problema abbastanza diffuso, anche da altri livelli, come dire, cioè non è una roba questa così poi rara, no? Aveva quello che viene chiamato delirio di onnipotenza. Sto qui veniva portato dagli psichiatri e usciva dell'indicente. Lo psichiatra faceva di tutto per convincerlo che non era Gesù, ma siccome lui era Gesù, chiaramente usciva. Milton, quando sente la storia, che aveva questa capacità di empatia di leggere, ci penso io, poi tranquillamente al momento giusto ci penso io. Cosa fa Milton Erickson? La vigilia di Pasqua si presenta a casa del maestro con due legni, tre chiodi e un martello. Suona il campanello e dice: dov'è il maestro? Mentre era là in giardino con la tunica tutto bella che sta per predicare in cielo, lo vedi, c'è Rabbit. Sdraio, perché è giunta l'ora. Devo crocifiggere. È guarito l'istante. Sembra una barzelletta, ma se tu vuoi a volte aiutare le persone, paradossalmente devi entrare nel loro mondo, nel loro territorio. Allora, fuori. Prima di farvi vedere il filmato che ho preparato per voi, vi racconto una delle storie più per me formative. Ero molto giovane all'inizio, per cui non avevo tutta l'esperienza che poi con gli anni si accumula. E un giorno viene da me una mamma con un caso cosiddetto desperados. Questo figlio, che aveva 16 anni, aveva già perso 3 anni a scuola. Era stato bocciato alle elementari, alle medie, ed era stato espulso, perché aveva bruciato il registro di classe. Questo qui, perché dico sempre che a volte nel mio studio, no, la prima cosa che vi dico è: lei è la mia ultima spiaggia. Infatti io sulla porta c'è una foto di Lampedusa. Perché poi l'idea che mi spartano, proprio a volte casi disperati, no? E arriva questa mamma, entra prima lei, poi entra lui, un omone alto, barba incolta, ve lo descrivo, capelli lunghi, beato lui, jeans quelli italiani, là, il cosiddetto giubbotto quello di pelle con le bocche, no? Con uno sguardo pieno di odio. Eppure era la prima volta che mi vedeva. Perché? Perché il povero soggetto aveva fatto il tour da neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, psicomotricisti. Cioè ormai questo qui, fin da bambino, che evidentemente c'è una storia vera dietro, aveva cominciato a dare dei segnali. Come figurati, lui era venuto spintaneamente dal sottoscritto. Entra, mi guarda e mi fa: giuro, se son chi
pompa della Reggia. È indicata male. La nonna per lui era già un cadavere. Si siede, si volta così, si tira fuori un pacchetto di sigarette, si accende la sigaretta, prende una cosa e inizia tranquillamente a fumare, così mi volta le spalle. Se io non avessi imparato già allora a controllare i processi primari, signora, lei mi dà carta bianca per sistemare il problema, l'avrei portato su al quinto piano, mi avrei detto a me, visto che avevano volato spina, legge di vinto, smantamento, vado dalla madre e gli ho risolto il problema. Come ha fatto? Sta parlando con il grande campo. Ma non si poteva. Allora mi ricordo cosa diceva Don Bosco. Don Bosco diceva: in ogni giovane, anche il più difficile, rimane sempre un 5% di bene. Io pensando a questo ho detto, ma Don Bosco, sei sicuro che è una legge universale? Perché secondo me questo qua viene anche lo 0,05. Allora, mentre la madre mi cominciava a raccontare le classi del fiore, no? Una storia che partiva da molto lontano, io ero lì imbarazzato perché ero in una situazione dove l'empatia qui proprio non c'era, zero. Per fortuna, perché a volte bisogna anche avere fortuna, il ragazzo a un certo punto vede che stava leggendo una rivista di chitarre. E siccome io, l'unica cosa che avevo di buono nell'adolescenza, l'unica, era di suonare la chitarra, ero anche una band, posso testimoniare che è veramente così, a un certo punto gli dico, scusi signora, vorrei parlare con suo figlio. Gli dico, ma tu, dico, per caso suoni la chitarra? Silenzio. Come importante a volte sostenere il silenzio, stare nel silenzio, a volte è difficile, eppure bisogna sostenerlo. Allora io sono rimasto in silenzio perché io so che lui stava ascoltando tutto, anche se c'era finta di non ascoltare. Gli adolescenti sono quelli che fanno finta di non ascoltare, sono in camera e ti correggono che è una cosa sbagliata. Sempre che non ascolti, non è vero, non credeteci. È una tattica, una strategia. Fanno un po' come tenente Colombo. Fanno finta di essere, capito, tonti, ma non lo sono mica sapete. Allora a un certo punto lui finalmente gli risponde e mi fa, non guardandomi, ma tu per caso suoni una band? Dico, questo si sta vedendo. Dico, ma bruciamo il registro in classe, ho appena cambiato la scrivania, dico. Allora dico, sai perché ti faccio queste domande? Perché anch'io alla tua età suonavo la chitarra in una band. Notate, lui. E che marca era la chitarra? Linguaggio, stai facendo sul serio? O mi stai prendendo in giro? Perché non bisogna prendere in giro, perché capiscono quando gli dici qualcosa perché vuoi la loro compiacenza, perché magari gli vuoi piacere, ma non è vera. L'autenticità vale molto nell'educazione, essere autentici. Allora, figurati se io mi vado a scordare una chitarra pagata a rate, da Zecchini, corso Porta Nuova, perché a quel tempo che era solo Zecchini, non so magari con cui voi l'ha conosciuto, Zecchini là, era solo lui, figurati se mi scordo la chitarra pagata è a rate e dico, caro mio, e lì me la sono un po' tirata, dico, io avevo una Fender Stratocaster, adesso non so per dire, ma la Fender è la storia della musica con la Gibson, rock,
lì. Questo qua si è voltato, così è, si è voltato per la prima volta, si è voltato, mi ha guardato meglio, come se avesse avuto la visione di Jimi Hendrix, e tra me e Jimi Hendrix onestamente qualche differenza. Leggera. C'è? L'avete sa che punto di cosa parlo con la sorella? Vedo che qualcuno non lo vedeva, lui era nero, no, sì, magari non sapete chi era. E mi dice due parole, due, ma da quelle due parole sapete cosa si è aperto. Il mondo dell'empatia mi ha guardato e quando il profeta è stato qua, lui si è voltato e con aria estasiata ha commentato così: vacca boia! Che per noi, che magari molti di noi hanno radici veronese, è una tipica espressione vacca boia, certo? E lì lo affondavo. E sai cosa avevo come amplificatore? Un Marshall a valvole. Stecchito! E tu? Un altro! Cioè, da come era entrato, se voi l'avete visto prima, sembrava un'altra persona. E allora via a parlare di bassi, batterie, Pink Floyd, gente di palco, gente qua, tu, via, tutto il mondo della musica, che è un mondo, è un linguaggio. A un certo punto mi rendo conto che c'era anche sua madre. Perché a mia volta mi sono andato a prendere pure io, no? Cioè, perché appunto c'è la passione per la musica, e ho visto mia madre. Ho visto sua madre che mi guardava così, come per dire, ma tocca anche a pagare. Quindi che lo porto, che ha un problema, e suo qua, non parla di musica. Cioè, la madre, poverina, non aveva compreso che valeva molto di più l'aggancio relazionale del contenuto. Perché o noi entriamo nel loro mondo, e se loro vedono che noi entriamo nel loro mondo, sono più disponibili ad entrare nel nostro. Ma altrimenti noi diciamo, ma cerca di capire, lo dico per il tuo. Quante volte gli ha diciamo questa cosa? Adesso non capisci, ma un domani. Cioè tutte frasi che rinforzano l'autostima. Quando diventerai genitore anche tu, ti capiterà e allora ti ricorderai. Cioè, io non so, ma cosa siamo? Seminatori di speranza? Tu sai che mi è capitato di dire, cioè dicevano anche i nostri genitori, no? E tante altre cose. Studia, è il tuo dovere. Lo sai che sei fortunato che vai a scuola? Lo sai che ci sono bambini e ragazzi che non possono neanche andare... Dove? Thank you.
Ciao, andiamo. Interessante. La prima cosa è da capire che educare vuol dire sedurre. Cioè l'educazione ha a che fare con la seduzione, cioè con tutto da sé. Difficilmente noi avremo qualcuno che ci ascolta se noi non siamo capaci di sedurlo. Faccio un esempio. Cosa vogliono i ragazzi dei loro insegnanti? Ricerca. Uno, la competenza. Pensate che la competenza per loro è una forma di seduzione, cioè più l'insegnante è competente, più lo seguono, perché ne riconoscono il valore professionale. Due, la giustizia, cioè che tratti tutti allo stesso modo, cioè che non abbia criteri di. Tre, il senso dell'umore, che dia alla classe quel momento dove si può fare una battuta. Quattro, l'elasticità, che appena uno si volta non lo vada a riprendere, cioè di concedere un minimo margine di chiacchierio, movimento, distrazione, un minimo, non lo dice eccessivo, perché questo cosa crea? Crea un clima dove quell'insegnante diventa autorevole. Fateci caso, no? È un modo proprio di approcciarsi. Allora, cosa fa qui lui? Seduce in che modo? Creando un effetto a sorpresa. Cos'è la sorpresa? È l'elemento della felicità. Cioè, è praticamente il cercare di metterti in una situazione di novità, cioè di toglierti la ripetitività, quella che si chiama nella zona di comfort. Dunque, la valigetta delle sorprese è un concetto che ho detto l'altra volta di Guido Petter, professore di Padova, il quale entrava in classe, lo dico per chi non lo sa delle superiori e delle medie, e aveva una valigetta dei maghi e ogni giorno entrava e esclamava: bambini, siete pronti per la giornata di oggi? Trac, la lezione del giorno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire non cadere nella prevedibilità. La prevedibilità è la morte della relazione educativa, ma anche delle coppie. Cioè la prevedibilità, ecco, a un certo punto le cose diventano scontate, sempre quelle. La monotonia, dice Fisher, il neurofisiologico di Harvard, spegne l'apprendimento. La noia spegne l'apprendimento, cioè più c'è noia, più c'è ripetitività, meno c'è. Per cui, se un figlio torna a casa con un 4, che cosa si aspetta un figlio che torna a casa con un 4 con un punto 8? Secondo me cosa si aspetta? Rimprovero, una discussione, una punizione, che ne so cosa si potrebbe aspettare. Sicuramente. Provate a immaginare che vostro figlio torna a casa con un 4 e voi gli dite: cosa hai preso? Una verifica 4. Bene, oggi facciamo una festa. Adesso so che già qualcuno pensa, ma quante feste mi tocca fare? Ma provate ad immaginare, spezzate lo schema, brutto voto, predica, riprovero, una cosa eccetera. Provate a spezzarlo un attimo. Cioè, provate a interrompere il ciclo della prevedibilità. Ora, non è che noi prendiamo il 4 e facciamo festa al 4, perché saremo scellerati, no? A che cosa dovremmo fare festa noi? Grazie a questo 4 tu hai imparato che non è in questo modo che dai meglio di te. Dobbiamo festeggiare questo voto, perché questo voto rappresenta un pezzo di strada per arrivare a ottenere successo. Voglio festeggiare quello che questo 4 ti ha insegnato, cioè il valore dell'errore, la pedagogia dell'errore. Vedete che questa cosa qua, se la fate una volta, non è che la farla tutte le volte. Quando saranno grandi e vi verranno a trovare a casa vostra, si ricorderanno ancora di quella volta che con un 2 vi avete fatto una mega festa. Giuro. Nessuno.
Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi il professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Ora dissiperò alcune voci così che non inquinino i fatti. Certo, anch'io ho frequentato Huerta e sopravvivo. Comunque, a quel tempo non ero la mente eletta che avete di fronte. Ero l'equivalente intellettuale di un gracile porpicino. Andavo sulla spiaggia e tutti mi tiravano i libri di Byron in piena faccia. Due importanti concetti da 10 secondi. Il primo, educare un adolescente vuol dire mantenere la simmetria del rapporto. Cioè, io sono un adulto e tu sei un adolescente. Per cui sono due altezze diverse, fondamentalmente. Dobbiamo giocarci questa cosa perché i figli non vogliono i genitori amici. Cioè, se ne fanno proprio ben niente del genitore amico. Gli amici ce li hanno dappertutto, se li possono. I genitori ne hanno solo due e quelli rimangono per tutta la vita. Per cui essere adulti vuol dire io ti porto e mi vedo o come capitano, no? O come, cioè in una posizione di guida, detto in altri termini, noi per loro siamo tutti, siamo una bussola, una guida. Due, raccontarsi, raccontatevi. Io ho scoperto che poche volte noi ci raccontiamo di come eravamo, dei nostri sbagli, dei nostri errori. Raccontarsi è una terapia. Vale di più il figlio maschio che va a prendersi una volta alla settimana una pizza con il padre, e il padre gli racconta di quando era ragazzo, di cosa faceva, dei suoi comportamenti, dei suoi fallimenti, gli racconta del lavoro, e gli racconta del come iniziare, e gli racconta dei suoi sogni, e gli racconta tutto quello che volete voi, vale molto di più quello che 100 sedute da un psicoterapeuta. Vale molto di più la madre che prende la figlia femmina e va a dedicarle tutto un sabato, una domenica, in un centro commerciale, che va a fare shopping e che quando deve pagare paga con la carta di credito. E dirà alla figlia: figlia, guarda, tuo padre è qui, dopo top. Mi è piaciuta questa? Ah, questa mi è piaciuta. Grazie. Perché la relazione passa, se dai attenzione, la cosa più importante di cui i figli hanno bisogno è di sentirsi al centro della nostra attenzione e di sapere che dietro non c'è solo un padre, non c'è solo una mamma, ma c'è un uomo, c'è una donna, c'è dietro quell'uomo e quella donna, c'è stata una ragazza, c'è stato un ragazzo, c'è stato un bambino. Guarda che cambia la differenza. Quando mio padre non era affettuoso dal punto di vista dei gesti, non era un papà affettuoso, a parte che era finale, tra virgolette, di mentalità poco lontana, cioè poco, insomma, propensa alla... Ma quando un giorno mi lamentai che lui non mi abbracciava mai e mi disse: ma lo sai, io parlo con te, ma lo sai che tuo nonno, che era ancora vivo, si chiamava Pietro come me, lo sai che quando io avevo la tua età mi rivolgevo a tuo nonno dandogli del lei? Mi ricordo ancora che era domenica, perché questa frase mi ha colpito come del lei. Pensate che una volta c'erano figli e padri che si davano del lei. È incredibile questa distanza. Adesso devo dirci la tutta: noi abbiamo guadagnato tanto in termini di relazione con i figli, tantissimo. Non c'è più quella distanza che c'era una volta, assolutamente. E poi il concetto dell'autostima. Non ero il corpo fragile e tutti mi tiravano i libri di Byron in piena faccia, detto in altri termini che stai dicendo. Anch'io alla vostra età, scusate il termine poco elegante, anch'io alla vostra età ero uno sfigato. Non ero la mente eletta che avete davanti, notate bene. Ero uno sfigato e adesso sono il vostro professore di Huerta, della serie. Per quanto tu ti possa sentire sfigato, ricordati che puoi diventare una persona degna di stima. Questo è il concetto. Allora, vediamo. Pitts. Da qualcuno bisogna cominciare. Dunque, che ti voglio Pitts? Molto bene. Vuole aprire il suo libro a pagina 503? Legga la prima strofa della poesia che ci dà. O vergine, cogli l'attimo che fugge. Sì, proprio. È arrabbiato, no?
Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo lo sa e vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Ecco, Mark Twain, ve la voglio far leggere, se no ve la leggo
lui cosa diceva? Niente, ve la leggo io, è lo stesso. Diceva quanto segue: quando avevo 14 anni, mio padre era così